Sono Fabius, sono un compositore, un musicista e direttore della Celtic Harp Orchestra. Sono qui per parlare di che cosa significa fare musica, fare un determinato tipo di musica in questi tempi che sono così veloci a cambiare. Fare un tipo di musica particolare come quella che facciamo noi, che è una musica in parte originale e in parte pesca musiche antiche, le rielabora per i gusti moderni. Ora, questa non è una novità perché la musica antica è ben suonata da tante persone da tanto tempo, però quello che noi facciamo è prendere musica veramente antica, cioè arriviamo fino a 2000 anni fa, oppure musiche arcaiche, quasi perdute, e le ricostruiamo in modo tale che siano a portata d'orecchio per il pubblico moderno. Abbiamo iniziato questa avventura 12 anni fa e nessuno pensava che sarebbe durata. Innanzitutto perché non avevamo intenzione di farla durare, ma come succede con le cose alle volte, quando è destino che cose vadano avanti, così è stato per noi, ci siamo trovati bene, ci sono stati chiesti concerti, altri concerti, alla fine siamo rimasti fissi e stabili e da una situazione provinciale ci siamo poi spostati a essere una realtà internazionale. Abbiamo fatto musica partendo soltanto dalla nostra passione, nel senso che non abbiamo avuto grandi sponsor, non abbiamo avuto mani dall'alto, santi in paradiso come si dice. Ognuno di noi ha messo quello che poteva, ha studiato quanto più poteva, si è sacrificato e ci ha permesso di crescere sempre di più. Abbiamo suonato anche in situazioni difficili, come per esempio dopo il disastro nucleare di Fukushima, noi siamo stati i primi artisti occidentali a esibirci nel Tohoku, che è la regione del disastro, insomma, con un'altissima contaminazione nucleare, e abbiamo fatto questi concerti nei rifugi dove le persone erano richiuse e non potevano uscire. Un po' per essere lì, un po' per essere parte dei nostri tempi. Abbiamo in progetto adesso di sbarcare in America con una tournée questo maggio, ce ne sarà un'altra in Giappone subito dopo, e poi in Europa ancora. La mia esperienza musicale non è stata subito indirizzata a questo tipo di musica. Ho iniziato a suonare molto piccolo e ovviamente in ambiente accademico. Avevo 4 anni, ho dedicato quindi 12 anni della mia vita allo studio della musica classica, che amavo e che amo tantissimo. Poi con l'adolescenza è arrivato l'amore per la musica più estrema, quindi mi sono dato, come la maggior parte dei ragazzi sani farebbe, all'heavy metal, al rock, poi al pop. Una volta in cui mi trovavo in Irlanda, nel Donegal, la parte più selvaggia dell'Irlanda, fummo colti da un acquazzone e ci rifugiammo in un negozio di musica che c'era lì vicino. Così ho potuto vedere per la prima volta un'arpa celtica. Quello che ho visto era uno degli strumenti più antichi del mondo. Ora non parlo esattamente dell'arpa celtica, però l'arpa in generale è uno degli strumenti più antichi del mondo, si hanno testimonianze e sculture e raffigurazioni che risalgono a 6.000 anni fa. Volevo toccare le radici della musica, andare a vedere che cosa c'era dietro il commerciale, dietro la moda, dietro la teoria, dietro l'accademia, andare a toccare proprio cos'era la corda primordiale della musica. E così ho iniziato questo viaggio, immaginando che non ci fosse nient'altro se non questo strumento, la mia curiosità, i miei colleghi e compagni di viaggio. È un futuro tutto da scrivere. Esageriamo il piano, esageriamo il forte. Cerchiamo proprio di stabilire i due limiti del pezzo. Abbiamo avuto la possibilità e il piacere di conoscere importanti artisti, di collaborare con loro. Ricordo tra tutti Andrea Bocelli, che abbiamo incontrato sul palco 2 volte. Ci siamo esibiti prima di Ron, abbiamo avuto dei divertentissimi momenti con Susie Bledi. Abbiamo anche avuto un concerto indimenticabile con lo scomparso Arnoldo Foà,
che è rimasto personalmente nel mio cuore per il suo modo di fare, la sua professionalità e la sua assoluta noncuranza per gli schemi morali della società moderna, cosa che condivido in parte. Abbiamo avuto momenti di riconoscimenti quando il Presidente della Repubblica ci ha riconosciuto una medaglia di rappresentanza, così come quando siamo stati ricevuti dalla First Lady giapponese l'anno scorso e anche recentemente una lettera di ringraziamento che ci è arrivata da Buckingham Palace, da William e Kate, per ringraziarci di una musica che è stata scritta per il loro futuro bambino. Sono piccole soddisfazioni, ma al di là della soddisfazione c'è il pensiero di, in un mondo dominato dalla trinità della tecnologia, della paura, del denaro, portare qualche cosa di diverso e riuscire a farlo a testa alta.